Lazio e Verona di Belluzzo. La seconda squadra a passare il turno nel girone A. Il Verona con tre teste, battendo i Rimini per 7-0. Si è aggiudicata il primo posto, quindi di diritto ad affrontare il Carpi. Per il Chievo Verona ai quarti di finale ci sarà invece una tremenda sfida contro l'Atalanta. La vittoria è arrivata per 1-0 sulla Fiorentina grazie al gol di Rovaglia, minuto numero 8 della ripresa. Ma se pensate ad un match ben condotto da parte del giallo-blu, il bagliare di Grosso, con la Fiorentina che per buoni 50 minuti è stata praticamente nella metà campo avversaria. Prima conclusione al minuto numero 6 e Cantarelli può bloccare senza alcun problema. Qualche istante dopo ci pensa però Buarotto a mettere il pallone in calcio d'angolo e a togliere le castagne dal fuoco dai suoi. Fiorentina che parte ancora all'assalto al minuto numero 21, sfiorando la rete con la conclusione ravvicinata da parte di Buffa, dopo che questo splendido lancio in verticale è stato deciso da Di Caterina, dando il pallone al centro, proprio per Verona, che spara però centrale su Cantarelli. Chievo Verona che si salva e che tenta la sortita al minuto numero 23, un lancio in profondità a servire Rovaglia, che però si vede il muro di fiocco uscire e bloccare la sortita da parte dei giallo-blu. Chievo Verona che al minuto numero 29 tenta una nuova azione, questa volta con un bel tiro a giro da parte di Fainini, con il pallone che però termina alla destra di Chievo. Ripresa che si apre allo stesso modo in cui era cominciato il primo tempo, cioè con la Fiorentina in attacco. Calcio d'angolo al minuto numero 2 e il palo viene colpito, questo ancora da Di Caterino. Con i viola sfortunati arriva quindi anche la beffa, perché all'ottavo minuto del secondo tempo un lancio lungo arriva all'errore da parte del numero 6 di Viola, si niega e lascia praticamente il pallone a Rovaglia, con un gioco da ragazzi, uno contro uno, contro Fiora, a batterlo e si dà l'1-0 vincente da parte del Chievo Verona. Fiorentina che ora rende il tutto per tutto e all'assalto al 19° minuto con un calcio d'angolo nel Chievo Verona in ripartenza a rischiare il raddoppio ancora con lo stesso Rovaglia, servito dal numero 20 Bellano, fermato però in fuorigioco. Ultimi istanti di gara e al 34° arriva l'ultima vera conclusione da parte della Fiorentina su questo calcio di punizione. Poi non c'è più tempo, il Chievo Verona ai quarti di finale del Torneo Beccia.